Amo molto l'Islam. Che cosa accadrà quando noi avremo masse sempre più grandi di migranti che provengono dall'Africa? Siamo a Small Head, quartiere a sud-est di Birmingham, Inghilterra. Qui le persone musulmane sono il 70% della popolazione totale. Qui tutti i negozi del quartiere sono islamici. Anche le scuole sono musulmane. Questo è un liceo, ad esempio. Qui accanto, invece, una scuola elementare e proprio accanto al liceo e alla scuola elementare una moschea. Queste sono le moschee della zona, questi puntini rossi sono le moschee, ce ne saranno circa 20 solo in questo quartiere. Un rappresentante della comunità islamica diceva giustamente, però non abbiamo le moschee. Sono ore che cammino a piedi per questo quartiere, tutti parlano arabo e tutte le donne hanno il velo, spesso anche integrale. Mi sento quasi fuori luogo, cioè non sembra di essere in Inghilterra. E quindi ancora una volta la paura di una fantomatica islamizzazione che non c'è. There are a shop where I can buy a dress. Not Islamic, not long. Oh, then I don't think you find any non-Islamic dresses here. Because in this place there are only Islamic shop. Yeah. Qui, in questo spazio d'Inghilterra, l'Occidente sembra un luogo lontano. I nostri usi e costumi, la descrizione di un paese straniero. Oggi è domenica, ma ci sono un sacco di bambini che vanno a scuola. A lot of children go to school today. Yeah, yeah. Ah, okay, but Quranic school. Yes. Ah, okay. Yeah, absolutely. Questa bambina con il velo è piccolissima, avrà 3 anni. But if your daughter, 19 years old, no, decide I want to exit without hijab. For you it's a problem? No, no, we can't live like that. We are Muslim. We teach now. Ah, okay. We teach now. You decided for her. Yeah, yeah. They learn Islam, they learn everything since they are baby. They know what is, you know, halal, something is halal, something haram. Okay. This is not, this good, this is not good. Do this, this one is good. This one is not good. You don't need to do that. La religione islamica è una religione di pace, di tolleranza e di rispetto. Ci stiamo spostando verso il centro della città. Mentre cammino per il centro di Birmingham, a indirizzarmi la strada è l'eco lontano di uno slogan che si ripete, gridano Free Palestine. Le vie della città sono inondate di scritte e bandiere e dai gazebi si predicano con forza le leggi del Corano. Has the message of Islam came to you completely? Did anybody explain to you what's the Quran? So for you, Hamas is not a terrorist. It's not about Hamas. It's a people. They make it politics. But Hamas capture. Yeah, when a they baby. Capture. Yeah, when they capture. Don't worry. They don't smack them. They don't torture them. But they are not with your family. So for you, it's okay in the name of. My religion is jihad. Yeah. The jihad comes to defend our belief. Ovviamente il 99,9% di queste associazioni è fatta di persone meravigliose, di musulmani fantastici, onestissimi. Un credo il loro che spesso finisce per calpestare libertà e diritti. You can't leave your home without this dress. Yes. A rispondere alla nostra domanda, per conto di questa donna, è suo marito. Così le chiediamo. Is your choice? Men choose. Ero in quella libreria e ho acquistato questo libro, che quindi viene venduto oggi in questo quartiere, e questo è quello che c'è scritto a proposito delle
adultere, degli omosessuali. Per loro, dice il libro che riporta un verso del Corano, è necessaria la pena di morte attraverso la lapidazione. La religione islamica è una religione di pace, di tolleranza e di rispetto. About adulterous women. That is haram. Not allowed. Le donne devono essere picchiate quando infedeli all'uomo. A insegnarlo è il Corano, che in questi quartieri di Birmingham sembra dettare legge nel vero senso della parola. There is Islamic court here. What is? Islamic court, it's something to decide in some contracts in terms of the religion law. The court is to solve the civil matters. Qua dentro questi capannoni c'è una corte islamica, ovviamente ubicata accanto alla moschea, ed è il loro tribunale. Il giudice stila la propria sentenza non in base alle leggi inglesi, ma alle leggi islamiche, alla legge del Corano. The religion law for you is most important. Yes. Sono le 5 e questo è il richiamo alla preghiera. This place is full of respect. It's God's place. Ah, okay. Yeah, we respect. Yeah. Okay. We recover. So I have to wear the veil. Here, yes. They follow the order of Allah. Allah says, cover yourself, so we cover. Qui, per chi non indossa il velo, è proibito persino avvicinarsi ad una moschea. Ed è proprio in una delle moschee principali di Birmingham che un imam, durante un sermone, ha spiegato come si lapida un'adultera. The person who commits zina, according to the Islamic ruling or the Sharia, then they will be stoned to death. That she is punished and she is stoned to death. La religione islamica è una religione di pace, di tolleranza e di rispetto. Noi abbiamo incontrato un altro imam per chiedere a lui cosa ne pensasse. If you can listen. Then they will be stoned to death. That she is punished and she is stoned to death. What do you think of these words? Do you condemn death? Il versetto del Corano è giusto, corretto. Se qualcuno commette adulterio di nascosto e nessuno lo sa, l'Islam non può spiarlo. Se l'Islam invece lo scopre, allora deve punirlo. Io amo molto l'Islam. Io vorrei condannare con tutte le mie forze l'islamofobia, che è un orrore come l'antisemitismo.